Di questa natura, la seconda domanda era sul sogno lucido. Sapete che cos'è il sogno lucido? Di tutti quelli che mi seguono fanno così con la testa, sono quattro. Sogno lucido vuole dire pilotare il sogno. Cioè, nel momento in cui questa cosa l'ho scoperto negli anni 70, leggendo un libro di Castaneda, avevo 24 anni, credo. 24-25, quindi leggendo questo libro lui diceva, per conto di Don Juan, che durante il sogno, se tu sei capace di guardarti il palmo della mano, entri nel sogno lucido e puoi fare quello che vuoi, puoi andare, puoi fare anche del sesso, per dire, no? Qualunque cosa, però quello è meglio se non si fa, comunque, almeno nel sogno, e quindi voli. Vai sul Liberest, vai dove vuoi, attraversi le nuvole. Io l'ho provato la stessa sera in cui e mi è venuto. Poi nella vita hai altre cose da fare, fai musica, ti dimentichi. Da un po' di tempo a questa parte ho ripreso questa. Pensa che stavo facendo con un mio amico a Catania una presentazione del suo libro. È chiaro che quando mi invitano a queste cose qui arriva gente che non gli frega niente del libro e finiamo in altri discorsi come adesso, no? Per cui si alza un ragazzo sui 30 anni. A noi importa molto di questo album, però. Sì, appunto, lo so. Con questo finisco. No! No, mi spinge. Allora, lui... Ci sono delle turbe. Allora, un ragazzo sui 30 anni mi dice, io pratico sogno lucido. Ho iniziato a leggere Gurdjieff, dico, fa piacere, bravo. E questo gli viene spontaneo. Tea Falco è una ragazza che ha sogni lucidi, no? Per cui questo qui mi dice, non vedo l'ora ogni notte di andare a dormire proprio. E la mia ragazza fa si incazza, veramente terribilmente. E io gli dico, perché è invidiosa. No, non è invidiosa. E allora perché si incazza? Scusa, c'è un motivo, dovrebbe essere felice e dire, me lo insegni, mi dice come fai. È vero o no? Sì. A me è successo con... tu conosci Anna Menichetti? Sì. La conosci? È un programma che comincia alle 6 del mattino, io ascolto solo questo, fino alle 7:15, di Radio 3. E questa è una mia amica, insieme a Paolo Terni, ne ho diversi amici di dentro, insomma. No? Quando si pratica il sogno lucido c'è bisogno, e poi il corpo subito la seconda volta lo fa per conto suo, che tu ti addormenti alle 11, a mezzanotte, alle 2 e mezzo ti svegli, stai un'ora, ridormenti, ti svegli. Sono arrivato alle 6 del mattino, che mi sono svegliato. Quindi parte, signore, buongiorno, Anna Menichetti che vi parla. Sono caduto nell'oblio, immediatamente, un sonno totale, no? Scopro che sto sognando, sono in una stanza in cui ci sono... 3-4 persone che conosco e una davanti a me circa un metro con i capelli tipo banana, quelli degli anni 50 così, e questa donna dice, ma secondo voi la Chiesa è in grado di compassione, è capace di avere compassione? Io che sono dietro dico, secondo me no, per niente. Questa si gira alla maniera di Buñuel così dietro, mi guarda con un certo disprezzo, no? E ho visto che era la mia amica, no? Quindi di colpo ho detto Menichetti, radio, e ho fatto bingo, capito? Perché subito, al mattino alle 9 l'ho chiamata, dico, senti Anna, tu hai parlato per caso della Chiesa? Sì. E ha detto le stesse cose che ho sentito io, no? Ed è meraviglioso. Prego, adesso andiamo al disco. No, andiamo al disco, non compratelo, tu devi. Troppo tardi. Troppo tardi, troppo tardi.